iniziato questo viaggio nel 2011 a Napoli. Volevamo capire, raccontare l'Italia offesa dalla criminalità organizzata, collusa e infiltrata nell'amministrazione pubblica, ambiziosa, di potere e di controllo ben al di là dei suoi confini geografici. Un'Italia assediata dalla mala cultura del sopruso a tutti i livelli della vita sociale, ma viaggiando, parlando. Abbiamo scoperto un mondo di resistenza, un mondo in prima linea, gente che non vuole sentirsi sconfitta. Siamo partiti dalla Campania, storia di Camorra, anticamorra, poi il viaggio è proseguito. Lo sappiamo tutti, non ci sono più territori circoscritti, non esistono più le mafie locali. La criminalità organizzata è diventata finanza internazionale, mafie italiane, russe, cinesi, 'ndrangheta, camorra, ci infettano. Mostruosa malattia. Le nostre storie sono proprio così come ce le hanno raccontate, erano 10, adesso sono diventate molte di più. Ma da queste storie abbiamo capito soprattutto una cosa. A chi ti dice non sono affari miei, non ci credere. Io non ci credo. Non ci credono neppure loro. Sono affari di tutti. Alberto, mio fratello, era un ragazzo come tanti, calcio e musica, Maradona e Pino Daniele. Faceva l'apprendista in un pastificio a Napoli con altri due, Salvatore e Rosario. E un giorno, dopo la pausa pranzo, Salvatore era andato a mangiare a casa dei suoi e stava tornando con la macchina del padre, una Y verde. Passa davanti al bar dove stanno gli altri due, salite, gli fa. E così i tre ragazzi salgono su quell'auto. Tre macchine li raggiungono, sparano. Li uccidono. E perché? Sentite l'assurdità, perché il pastificio dove lavoravano quei tre ragazzi si trovava al confine di un territorio che si erano spartiti due clan. Veneruso da una parte, Scirella dall'altra, il pastificio giusto nel mezzo. È una geografia criminale che si sovrappone a quella del quartiere. I Veneruso qualche giorno prima erano andati al pastificio a chiedere il pizzo. Gli Scirella dall'altra parte dicono questo è territorio nostro.